Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente dopo tantissimo tempo in un nuovo video in cui andremo ad analizzare una news che potrebbe essere davvero tanto ma tanto importante per capire qualcosa di più riguardo ai prossimi titoli in arrivo su Nintendo Switch. Prima di iniziare fatemi sapere se il nuovo set per questo genere di video vi piace e se lo preferite a quello solito senza facecam con solo le immagini, ma direi di andare subito a parlare di quello che è saltato fuori ultimamente. Infatti ragazzi, in una rivista spagnola rilasciata ad una delle fiere del fumetto, che se non sbaglio dovrebbe essere a Barcellona, è stato annunciato, fra tante virgolette, in un trafiletto l'imminente, diciamo, arrivo dell'ottava generazione. Non è una notizia campata per aria né tantomeno un fake, o almeno non sembrerebbe, visto che la rivista nonché la fiera stessa in cui è stata pubblicata è affiliata e ha come partner Nintendo stessa. Quindi si suppone che le informazioni che passano siano bene o male controllate dai partner che per l'appunto presiedono a questa fiera. La notizia, sostanzialmente in spagnolo, dice, traducendo simultaneamente, tras toda una vita associata dei console portatili, quindi dopo X console portatili, la serie canonica di Pokémon farà un salto con la sua ottava generazione. Game Freak e The Pokémon Company stanno ripensando la saga per sorprendere con nuove meccaniche nel 2018, come potrebbe essere più avanti. Ora andiamo ad analizzare bene. Innanzitutto ragazzi, la news è dedicata a Pokémon Switch, su questo non c'è dubbio, e in editing vi metterò delle immagini che lo confermano. Abbiamo ragazzi l'annuncio dell'ottava generazione. Perché questo è importante? Perché si sapeva già che su Switch sarebbe uscito un gioco, ma non c'era ancora arrivata una notizia fondamentale che andasse a confermare che questa fosse un'ottava generazione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non sarà un remake dei primi titoli Pokémon come alcuni hanno detto, non sarà una revisitazione più in HD di Ultra Sole e Ultra Luna, niente di tutto ciò. Sarà, come dice la news, un'ottava generazione con nuove meccaniche, nuovi Pokémon, nuovi sistemi di lotta. Tutto nuovo in sostanza, o almeno questo è quello che sembra voler far trapelare la stessa rivista. Riguardo alla data di uscita, la rivista è abbastanza vaga, parla di 2018 o più avanti. Non mi spingo oltre, anche se in realtà all'interno di queste righe ci vedo quasi un ammiccante occhiolino verso un'uscita nel 2018, visto che comunque è messa già prima, altrimenti magari non l'avrebbero nemmeno specificato se non avessero avuto una data più o meno precisa. Stiamo parlando ragazzi quindi di un definitivo approdo della serie canonica Pokémon su Nintendo Switch, cosa che bene o male non era ancora stata confermata del tutto, ma che comunque già sapevamo. Si parlava di un gioco Pokémon su Nintendo Switch, non si era ancora ben capito, o meglio non c'erano ancora fonti ufficiali riguardo a ciò. Adesso pare esserci questa fonte, vi ripeto, è comunque secondo me controllata in un certo senso da Nintendo, perché stiamo parlando di una rivista ed una fiera del fumetto di Barcellona che è comunque partner con Nintendo, quindi sicuramente non avrebbe permesso a Nintendo di pubblicare qualcosa di fuorviante, almeno secondo me non ne avrebbe avuto motivo. Di conseguenza possiamo prendere questa notizia come qualcosa di veramente importante e sicuramente significativo per andare a confermare una volta per tutte al 99,9%, perché aspettiamo la Direct per essere sicuri, di una nuova generazione, l'ottava in arrivo su Nintendo Switch. Nuova generazione che avrà regioni, Pokémon nuovi, insomma tutto quello a cui siamo stati abituati da un nuovo gioco Pokémon che non sia remake sostanzialmente. Inoltre ragazzi, è uscito anche un nuovo leak barra informazione che va ad identificare il nome in codice di Pokémon su Switch. Questo nome in codice è Beluga, ma io di questo nome in codice voglio parlare più approfonditamente in un altro video, perché secondo me è molto importante e potrebbe essere oggetto di discussione molto più approfondita per l'appunto in un video totalmente a parte. Per ora vi lascio con questo leak, che secondo me, leak più che leak direi informazione, che secondo me è veramente importante. Fatemi sapere ovviamente nei commenti che cosa ne pensate.
pensate. Rispondete al sondaggio per farmi sapere come volete questi video news o comunque questi video parlati sopra delle notizie. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, passate dai social e premete la campanella. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.